Un'ordinanza comunale che proroga le misure restrittive fino al 3 maggio, eccezion fatta per l'obbligo di andare a fare la spesa in ordine alfabetico, prorogato al momento solo per altre 2 settimane. È il contenuto del nuovo provvedimento adottato a Ribera dal sindaco Carmelo Pace alla luce del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella giornata odierna, sarà firmata un'ordinanza comunale, attualmente il segretario comunale proprio al lavoro per stilarla, che ribadiranno le precedenti misure restrittive, sia quelle del governo nazionale che regionale, nonché quelle della precedente ordinanza comunale relativi agli orari degli esercizi commerciali. Per quanto riguarda l'ordine alfabetico, sarà ribadito per altre 2 settimane. In attesa di vedere i dati sanitari in Sicilia come si evolvono, limitatamente alla giornata di lunedì, lo voglio preannunciare, essendo Pasquetta con gli esercizi commerciali chiusi, le lettere alfabetiche A e B solo per questo lunedì andranno con le lettere C e D e quindi possono recarsi negli esercizi commerciali il martedì. Dopodiché l'ordinanza è un'ordinanza in cui cerca di proteggere quanto più possibile le persone, limitare gli spostamenti, evitare assembramenti vari, in attesa proprio dell'evoluzione epidemiologica, considerato che fortunatamente fino ad oggi il dato siciliano è un dato tutto sommato positivo e così deve essere perché se facciamo sacrifici adesso, probabilmente riusciremo a uscire prima di casa e definitivamente a tornare a una vita quasi normale. È sulle giornate di Pasqua e Pasquetta che il sindaco Carmelo Pace torna oggi a puntare l'attenzione. Controlli capillari anche a Ribera, soprattutto nelle zone di campagna e nelle località balneari. Commettere un passo falso oggi significa rendere vani tutti i sacrifici fatti finora, dichiara il sindaco. Una Pasqua completamente diversa, ne approfitto per fare un augurio di una serena Pasqua a tutte le persone, soprattutto quelle maggiormente colpite anche dal punto di vista economico. Dal punto di vista delle tradizioni sono state annullate tutte, le celebrazioni, riti, cortei che di solito noi negli anni precedenti abbiamo nella nostra città. E fortunatamente c'è stata anche un'ordinanza del questore di Agrigento, onde evitare le solite scampagnate tipiche del lunedì di Pasqua e della domenica e che coinvolge l'intero territorio agrigentino. Nella fattispecie, nella città di Ribera, abbiamo organizzato nelle recenti giornate degli incontri presso la tenenza dei carabinieri. Ci sarà un'attenzione multiforze, compreso anche la Polizia di Stato, con dei posti di controllo nei luoghi sensibili e soprattutto con delle pattuglie che vigileranno l'intero territorio, le zone di campagna, le seconde case di mare. Questo non perché vogliamo evitare che il cittadino si diverta. Oggi non è purtroppo il momento del divertimento, magari è il momento della preghiera per chi crede in Dio, è il momento di fare sacrifici e sappiamo tutti che fare scampagnate e stare insieme 10, 12, 15, 20 persone può diventare inevitabilmente fonte di contagio. Siccome stiamo facendo tutti i sacrifici, ci sono esercizi commerciali da più di un mese, quasi 2 mesi ormai chiusi, persone che non lavorano, i disoccupati, i nuovi poveri, sprecare tutto, tutti questi sacrifici per una mangiata insieme, lunedì di Pasqua o la giornata di Pasqua, non mi sembra veramente il caso e quindi è giusto fare un appello ai cittadini affinché evitino questo tipo di manifestazione. E purtroppo è giusto anche dei controlli serrati da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo si prosegue con la consegna dei buoni spesa agli aventi diritto, 950 le richieste pervenute al Comune, 737 le istanze già accolte. Al Comune di Ribera, a fronte di 176.000 euro di trasferimento nazionale, sono arrivate alla data odierna circa 950 richieste di altrettanti nuclei familiari bisognosi. I servizi sociali, che ringrazio veramente di cuore, hanno esitato tutte le pratiche e attualmente
Sono in fase di consegna, molte delle quali già consegnate a domicilio, 737 buoni per altrettanti nuclei familiari di persone bisognose. La rimanente parte sono ancora al vaglio perché ho richieste fatte da persone non residenti, quindi giuridicamente non possiamo assisterle, o perché qualcuno ha fatto una doppia richiesta, magari in maniera in buona fede. Quindi ha fatto sia la moglie che il marito, quindi non si possono assistere lo stesso nucleo familiare due volte, o perché ci sono delle richieste di persone che in realtà si stanno verificando la situazione reddituale, perché sembrerebbe che ci siano dei redditi, insomma, che non contempla la normativa. Nella stragrande maggioranza dei casi sono stati tutte accolte le richieste, e da martedì comunque si continuerà con questo lavoro perché è legittimo e doveroso da parte nostra soddisfare le esigenze delle famiglie richiedenti. Altre 200 famiglie invece che non rientrano tra quelle destinatarie dei buoni spesa ma altrettanto bisognose vengono invece assistite dalle associazioni di volontariato alle quali il Comune di Ribera ha deciso di erogare un contributo straordinario. Si tratta dell'Associazione San Vincenzo, della Caritas Cittadina, CAV e AGESCI, ma il ringraziamento del sindaco Pace va a tutti quelli che si stanno adoperando in un'autentica gara di solidarietà. Associazioni, cittadini, club service, comitati, imprenditori, guardie di finanza di Sciacca e società Roccoforte.